Pepito purtroppo ha un problema, diciamo, che vorrei cercare di risolvere. Infatti voglio parlarne con voi, almeno magari potete darmi qualche consiglio. Mi dispiace un po' per questa situazione. Quindi nel video di oggi vi parlerò del problema che ha Pepito. Eccolo! Come avevate visto nello sfondo dello scorso video, sono arrivate un po' di cose e le ho montate. Guardate che figata, c'è la nuvola, le robe americane, il fulmine che è tornato a funzionare, gli ho cambiato le pile. Però sono arrivati altri due pacchi da Amazon che ovviamente vi farò vedere. È arrivato un altro quadretto metallico americano con una bella donnina con le minne al vento. Con scritto Strike. Avrà fatto strike con le sue tette. E poi mi è arrivata una cosa assurda, lo sciroppo d'acero. Infatti stasera faremo i pancake, io e Bea, li farò principalmente Bea, e useremo lo sciroppo d'acero che non vedo l'ora di mangiare. Io sono barbuto, ma non ho la barba. Benvenuti nel videovlog di oggi. Oggi faremo un sacco di cose. Andrò a fare la spesa, faremo un pranzetto molto molto speciale, farò il bagno a Pepito, vi parlerò del suo problema e poi cucineremo i pancake. Quindi preparatevi. Ci tenevo a dirvi che Marco d'ora in poi mi aiuterà con i video su YouTube per quanto riguarda il montaggio. Ciao, sono Marco, il nuovo editor di Giuse. Perché, come avrete potuto vedere, sto facendo 3 video a settimana su YouTube, mercoledì, venerdì e domenica. Sto facendo ogni giorno dirette su Twitch. Ogni giorno pubblico 2 TikTok, faccio live su TikTok e ogni giorno carico una foto su Instagram. Quindi sto cercando di tenervi impegnati e farvi compagnia il più possibile per questa quarantena. Per questa missione. Sono qua al supermercato, questa è la mia nuova mascherina. Sembro un bandito, potete chiamarmi Barbuto il bandito. E tocca fare un po' di rifornimento perché ho finito tutta la roba a casa, quindi sono venuto qua al supermercato per prendere i beni primari, tipo la Nutella, tipo le robe per fare i pancake, visto che mi è arrivato lo sciroppo d'acero e tutte queste robe qua. Vabbè, a parte gli scherzi, devo fare la spesa perché sono rimasto senza roba a casa. All'entrata mi hanno munito di guanti, l'unica cosa è che sono spariti tutti i carrellini. Rifornimento di pasta. Lo spesone con Barbuto è sempre piaciuto. È da tantissimo, una vita ormai, da quando è iniziata la quarantena che non mangio del sushi, quindi oggi mi sono voluto togliere lo sfizio. Dato che ho perso una delle mie scommesse, quelle tipo delle mie challenge che faccio su TikTok, ed è uscito che dovrei tingermi i capelli di rosa, e ho promesso di farlo, l'ho comprata. Purtroppo non c'è quella permanente, avrei voluto farla, però questa qua dura dai 10 ai 15 lavaggi, quindi dura un bel po'. Quindi iscrivetevi al canale, attivate già la campanella perché nel prossimo video mi tingerò i capelli di rosa. Dopo aver fatto la spesa stiamo preparando il pranzo, qua abbiamo del buon surimi. Il frigo così pieno e qua ho impiattato il sushi, l'ho messo in frigo, almeno sta fresco. Pranzettino tattico qua. Uno. Questa è la mia reazione dopo più di un mese che non mangio sushi. Raga, quanto mi manca. C'ho anche le bacchette, così mi sento tipo al ristorante, anche se non lo sono. Prendiamone un altro. Che spettacolo. Guardate come Bea prende il sushi. Perché sono scomoda. Mettereci cosso, prendo il sushi come voglio. Basta. Se non metterci cosso, prendo il sushi come posso. Basta, basta, basta. Ma come si faccio? Ecco, Barbuto è sempre piaciuto all'opera. Sto sbattendo bene. Sì, dai, sì. Sbattere sono forte. Pancake della mezzanotte qua. Preparati da Barbuto. No, da No, me. sto scherzando, sto riprendendo che stai facendo tutto. Preparati dalla mitica Beatrice Cossu. Baru se posso. Ma manca l'ingrediente più importante, lo sciroppo d'acero qua. Ora com'è perfetto? Ne facciamo così e lo rompiamo. Devo solo mescolare un po'. Mescola, mescola. Si è bruciato. No, dai, grazie del già ne faremo due. Guarda, guarda che fumo, si è bruciato questo. La crepe si è bruciata. Non è una crepe, è un pancake. Lo stesso colore della padella. Puzza un sacco. È un po' bruciato. No, il colore è giusto, ci sta. Quelli che ho mangiato a Londra non avevano questo odore. Io sono a Milano, sono a Londra, quindi non ero. Ecco qua. Forse ho alzato troppo la fiamma. Ecco qua. Che vuoi mangiare? Non è mangiare. Sì.
pronti per assaggiare questo pancake. Buonissimo sul sciroppo d'acero. Buoni. Buoni, buoni, buoni. Nel blog di oggi stiamo facendo un sacco di cose. Ora siamo in bagno perché dobbiamo fare il bagnetto a Pepito. Eccolo qua. Ciao Pepito, è l'ora del bagnetto. Ciao Pepito. Secondo me ormai hai imparato il suo nome. Ho visto in alcuni video che usano uno spazzolino per pulire meglio i ricci. Ovviamente non ne ho usato, ne ho preso uno nuovo apposta e quindi oggi proveremo a pulirlo meglio. Comunque sta diventando grandissimo, infatti adesso stava provando a passare dietro il rubinetto ma non ce la faceva. Invece prima ci passava tranquillamente. Dove vai? Guarda che cadi, eh. Ecco qua. Che spettacolo, Pepito. Scappa. Ecco qua, bagnetto fatto. Non ti buttar giù, non ti buttar giù. Ora do una pulita anche alla ruota di Pepito perché puzza tantissimo. Eccoci qua. Allora, ho fatto il bagnetto a Pepito e adesso volevo parlarvi un po' del, diciamo, problema che ho riscontrato, che sto riscontrando con lui ultimamente. Non so per quale motivo, lui è molto molto egocentrico, fotogenico, tende sempre ad avvicinarsi a me. Cosa ridi? Ho notato che da quando ho preso la ruota, invece, ogni volta che va sulla ruota si nasconde. Ci va solo di notte. E non capisco come mai, cioè lui si fa vedere che fa tutto, che mangia, che beve. E non sono mai riuscito a vederlo andare sulla ruota. Quindi, se qualcuno ha un riccio mi può aiutare, che magari ha una ruota e sa dirmi se il suo riccio si fa vedere mentre va sulla ruota eccetera, perché ce lo vedete, cioè questo è un problema, ce lo vedete che comunque lui con me sta bene, nel senso si fa prendere, si fa accarezzare, quando vado vicino alla gabbietta per dargli da mangiare mi viene incontro, non mi punge, però quando va sulla ruota zero, proprio si blocca, cioè io vado lì per vederlo, si ferma e non so spiegarmela sta roba, cioè è strano. Perché dovrebbe vergognarsi di andare sulla ruota? È un problemino. Quindi se qualcuno sa aiutarmi, non so, forse si sente in colpa andare sulla ruota. Forse pensa che sia una cosa che non bisogna fare. Non lo so. O no, Pepito? Eh? Pepitone. Cioè, vedete, io lo metto anche così. Non mi punge lui. Cioè, non è che dici ha paura. Non lo so cosa. Quindi se qualcuno sa aiutarmi, per favore, è una cosa importante per me. Perché cioè io gli ho preso questa ruota, vorrei vederlo andarci sopra. Lo sento solo di notte che va, appena mi alzo, boom, smette. Cioè, per dirvi, non si vergogna neanche a cagarmi in mano. Lo sapete che mi caga sempre in mano. Ultimamente non lo fa più, però, anche perché adesso fa certe cagate che sono grandi così, quindi meno male. E niente, quindi se qualcuno mi sa aiutare, vi ringrazio. Per me è una cosa seria, quindi non rideteci su. Noi ci vediamo ogni mercoledì, venerdì e domenica alle ore 18 sul mio canale, perché ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica alle ore 18 esce un nuovo video. Spero che possiate aiutarmi con questo problemino che ho con Pepito, il mio riccio, e nulla, ciao!